Siamo qui, Maurizio da Mantova, buonasera. Buonasera Cruciani. Dica. Buonasera a lei, tranne al nulla Parenzo. Buonasera, sì, no, ma sono contento di essere nulla. Se dovessi attribuire del pagliaccio, offenderei i pagliacci. Ma insomma, Maurizio, si calmi un attimo. Va bene, va bene. Io sono un leghista. Io sono un leghista. Ma che c'entra questo? Non posso accettare le eresie che dici in trasmissione. Cioè, che quale eresia? Per esempio, che i leghisti sono razzisti. No, ma non, mai, non ha mai detto che le chiese sono ha scritto pure un libro sulla Lega, Parenzo, cioè, non c'è, in cui certamente non ha dato mai i nazisti. Detto questo. Cioè, si è un insulto all'intelligenza, Parenzo. Ma che cosa? Ma non ha mai detto che sono nazisti i leghisti? Ma quando l'ha detto? L'ha detto quando c'è stata la polemica, non so se è stata una settimana fa o 15 giorni fa. Ma questo, l'ha lei detto si, perché so, lei si sbaglia, le assicuro che non l'ha mai detto. Allora, Cruciani, io dico che sono dei furboni, ma non ho mai detto. No, l'ha detto. Vabbè, comunque, se non l'ha detto, l'ha fatto capire. Ma non l'ha detto, scusi, se avesse detto un'enormità di questo tipo, cioè che i leghisti sono assimilabili ai nazisti, l'ha fatto ben capire con il suo giro di parole. Vabbè, ma ho capito, ma lei ha capito male. Comunque, passiamo Cruciani, andiamo oltre. Allora, Cruciani, io è 20 anni che sono leghista. E vabbè, va bene, chi se ne frega. Tutte le razze. Quindi non si passi un messaggio che non è. Ma io infatti non voglio dire. Ma non l'ho mai detto. Ma chi è che ma questo è quello che vi sembra. Io ascolto bene. Ho capito, Maurizio, ma se noi diciamo che nessuno ha detto una cosa del genere. Non è il mio pensiero, le assicuro che non è. Ho detto che sono dei furboni, che sono dei bravi politici. Infatti, prima cosa diceva? Piuttosto che dava a casa Califano, gliela dava un rom. Cioè. Vabbè, ma che c'entra con il fatto di dare ai nazisti? Quella era una provocazione, quella era una provocazione. No, provocazione no. Dare le case ai rom è giusto, secondo me. Insomma, dipende. No, ma ha ragione Cruciani, è giusto. Infatti a Mantova le case sono state date ai rom. Cosa hanno fatto? Le hanno subaffittate alle prostitute e ai clandestini che pagano l'affitto in nero. Mentre invece gli italiani che hanno bisogno di case perché gli tolgono l'acqua e la corrente, invece quelli vanno in strada. Vabbè, ma lei su che cosa voleva intervenire? Maurizio, a parte Parenzo, su cosa voleva intervenire? Su questo voleva intervenire? Ma io volevo intervenire su Fini, che cioè, già avevo pronunciato come cognome, cioè, mi ribolle il sangue. È chiaro che dietro alla sua regia c'è la signora Tulliani che vuole avere l'uomo che sia il boss, perché prima era con Cosio, quello che è scappato con Gaucci, adesso, sì. Con Gaucci, e quindi una volta che ha perso il potere Gaucci, gli ha mangiato i soldi, se n'è andata. Adesso, vabbè, però al di là di questo, adesso non mi faccio tutta la storia di Fini, allora, Tulliani. È chiaro, Cruciani, è chiaro, è che chiaro dietro a Fini, lo capirà da un bambino di 6 anni, che dietro a Fini c'è la sinistra che conta rancorosa. Poi? Che quello lo capirebbe un bambino. Ok, ho capito. IPM. Ma cavolo, gli hanno fatto passare la cosa di Fini e gli vanno a menare per 2 settimane a Rubi. Vabbè, PM, anche la CIA, c'è la CIA. La mafia, chi e c'è? Poi, no, ma c'è altro. E poi dopo c'è un'altra cosa. Che c'è? Ci sono le sinistre, quelle proprio che vogliono distruggere Berlusconi, ma guardate che Berlusconi non sarà un santo. Però, no, questo no, sicuro. Secondo me, oggi di meglio la politica italiana non offre. Vabbè, secondo lei è così. Maurizio, bene, grazie. Senta, chi c'è dietro Berlusconi e dietro Fini poi, oltre a tutte queste cose? La mafia? La CIA, no. La mafia? No. No. Guardi, la mafia che si vuole vendicare di Berlusconi? No, non c'è la mafia veramente è a Roma. E sono la mafia... Ma guarda che la Lega pure a Roma, Maurizio. No, momento, per me ci sono due tipi di mafie. Quelle che fanno la manovalanza, sì. Per bombe, fucili e poi? E robe varie. E poi ci sono quelle che comandano, quelli sono tutti a Roma. Sono a Roma, ma anche i leghisti sono a Roma, le faccio notare. Ma come mai io non sento mai un certo scalfaro? Ma che c'è pure adesso? Pure scalfaro? Bloccato quando ero presidente. Siamo andati pure a scalfaro. E gliel'hanno bloccato perché io ho la memoria buona, sa? Lo so, questo ho capito. E questa è una vergogna italiana. Memoria buona, ma male usata. Ma usata adesso, male. Abbiamo un di Pietro. Parenzo la punge. No, memoria. Ha una ottima memoria, ma usata molto male. Usata molto male, ha capito. Parenzo punge quelli che sanno che lì per me non esiste. Per me, come hotel. È come Otelma. È nulla. Otelma è da Nobel. A rapporto è Parenzo. Otelma sarebbe da Nobel, non da Oscar, da Nobel. E con il Parenzo che è nulla di Maurizio da Mantova. Maurizio, lei è tipo è spettacolare.
David, buona serata. Pietro buona da Vicenza, Luigi da Torino, Federico da Milano, Giorgio da Torino, Nicola da Pescara. È andata così. A domani, se volete, se potete. Grazie.